Sabato 1 maggio il Teatro Comunale di Belluno ha ospitato il musical Jesus Christ Superstar, un teatro quasi esaurito che però poteva dare di più a livello di pubblico e partecipazione proprio per la scelta del cast di questo musical, ovvero quella di tenere la scenografia, i costumi e la lingua originale, pari quindi alla prima vera rappresentazione teatrale del grande capolavoro di Andrew Lloyd Webber e di Tim Rice. La passione di Cristo viene rivissuta attraverso gli occhi di Giuda, Giuda che non è tanto traditore quanto vittima di se stesso, ed è questo il filo conduttore di un capolavoro che però rappresenta l'ultima settimana di Gesù in chiave hippie, mescolando il moderno all'antico, il sacro al profano. Night and Day vi porta attraverso la storia di questo straordinario, dicevo, capolavoro, mescolato a un po' di narrazione di quello che è il musical, a quelle che sono le immagini che abbiamo registrato sabato sera proprio al Teatro Comunale. Era il 1970 quando Jesus Christ Superstar uscì come doppio long playing, album la cui storia girava attorno alle voci di Ian Gillan, Murray Head e Yvonne Elliman, rispettivamente Gesù, Giuda e Maria Maddalena. Il musical di Andrew Lloyd Webber, con i testi di Tim Rice, fece ingresso a Broadway il 12 ottobre 1971, rimanendo in scena per 18 mesi consecutivi. L'ingresso a Gerusalemme, il processo, la condanna a morte e la crocifissione di Gesù sono il tema portante dell'opera, vista però dagli occhi di colui che tradì, Giuda. Negli anni 70, Jesus Christ Superstar fece discutere per vari motivi. La divinità di Gesù messa in discussione, Maria Maddalena confusa dei sentimenti provati per Gesù, la folla inneggiare la crocifissione. Cristiani ed ebrei si sentirono insultati dal musical e la Chiesa fece in modo che la rappresentazione fosse sospesa in alcune parti del mondo. Il cast originale andò in scena per oltre 5 anni, tempo durante il quale molte altre compagnie strutturarono il musical per poterlo proporre in altri paesi del mondo. Nel 1973 Norma Jewison fece di Jesus Christ Superstar un film che gli valse la candidatura ai Golden Globe ed il David di Donatello come miglior film straniero. Molte sono le curiosità legate al musical e al film. Vi basti pensare che la pellicola, prima di uscire, fu vagliata dall'Osservatore Romano, che la trovò di grande interesse mentre l'intera opinione pubblica si scagliava contro la strana idea di accostare il Vangelo alla cultura hippie. In Italia fu Mina la prima a credere nella potenza e nel messaggio del musical, tanto da voler interpretare Maria Maddalena nello spettacolo Mille Luci. Jesus Christ Superstar rimane sicuramente l'opera rock per eccellenza, colei che da 40 anni si propone ancora con successo al pubblico, colei che ha stravolto gli schemi. Jesus Christ Superstar è l'unico capolavoro al mondo in cui la figura della Madonna non compare e Gesù non fa miracoli.